i tortellini, i ravioli, i tortellini, le orecchiette, nessuno le dice. No, Vito, oggi nessuno oggi lo dice. Diciamolo. E noi li invitiamo, io i tortellini, i ravioli li faccio, però loro non sanno fare gli orecchietti. Gli orecchietti sono difficili. È un'arte, non difficile, la sostanza non si fa. Ci vuole manualità. Se non, no, il cervello. Altrimenti non riesci a farli. Allora, Vito, signora, fanno l'orecchietto, non sembra, sono le mani. In due o tre giorni ti insegni. Si muovono le mani. Le mani, le devi muovere. Ci vuole il cervello. Il cervello. Ma tu dormi. Io in due giorni mi sono insegnata di fare le orecchiette. Garantisco io che le faccio da tanti anni. Fanno le orecchiette. A Bari. Quelle originali sono di Bari. Solo a Bari. Sì, ma non metto in dubbio. Madonna, vabbè, Madonna, me. Aspetta. La nuova generazione, dov'è? C'è da dentro, di nuovo, Natasha. Non vuoi parlare con me? Che me va più che la scopa, la dog in dalle corte. C'è da qualche vascia. C'è da dentro, qualche vascia, abitasci. Adottate il riso, c'è. C'è polemica, c'è polemica. Dov'è? In comune ci aspetta a fare i concorsi. Di che aspetta? I concorsi delle orecchiette. Il concorso delle orecchiette. No, deve fare il concorso delle orecchiette. Scuola. Invece una di fare il concorso per questi ragazzi che di andare a scuola, hanno bisogno di lavoro, che c'entrano le orecchiette? Se non vai a scuola, come fai? Come esci e che lavoro? Scuola devi fare? Delle orecchiette? Sì. Ma che cazzo dici? Da dove escono i cuochi, i camerieri? Sì, da dove? Vabbè, escono? Ma tu fare il corso delle orecchiette, che c'entra il corso lui delle ci orecchiette? Tiene perché è il nostro fornitore. Ecco, e quindi no, signor, però non mi si faccia ingazzavitin, signor. No, no, non è che mi fa piacere. È una guerriglia. È una guerriglia. È sciocchissimo. Oggi sveliamo il segreto delle orecchiette di Bar, cioè tu fornisci la semola non a tutte le signore. Segreto non c'è, buona volontà. Aspetta, cioè noi abbiamo Vito la Pesara, il fornitore della semola delle signore delle orecchiette di Bari. Riepiloghiamo. Che importante. Non sono da adesso che mi dedico a questo sistema. Abbiamo fatto i concorsi a quando Steve Buongiorno ingegnere. I concorsi. Abbiamo dato i premi alle ragazze, che sarebbe che? Di cane a Brescia. Allora non è buon anno. Non facciamo pubblicità. Allora abbiamo fatto i concorsi sulle piazze, a Piazza Mercantile, giù al Castello. Abbiamo dato i premi di consolazione per chi vinceva. Chiesa, Doston, c'è fash. A Doston, mo che morne chiesa. Nic, orecchiette. Come? Perché le turi scrivono, già ce l'hanno perché? Appongio, vado a dicio sindaco, programmi qualche sistema, muoviti. Sindaco. Sono tre sindaco dalla sinistra, tre. Ma non si incazza, lo sappi che tu butta a destra, aspetta. No, destra. Sindaco. Allora, vai sopra la comune e dici è la pesata. Allora, io sono sindaco, rivoluzionario. Sindaco De Carlo, chiudiamo così. Rivoluzionario. Sono Madonna. Allora, sindaco De Carlo, Vito vuole fare un appello. Per il futuro delle orecchiette a Bari. Vito, questa è la telecamera. Un appello per il futuro delle orecchiette. So dite, mo sono stato io ora a parlare. Bisogna fare i programmi, le scuole, i premi, i corsi, come tutte le categorie. Questo, prendiamole come categorie perché non li fa nessuno, non sono capaci. Solo i baresi. Bravissimo Vito! Solo i baresi.